donna finita ai domiciliari interrogata dal GIP ha ribadito la sua versione. Parte dal Centro Pecci la campagna informativa per raccontare i progetti realizzati grazie ai fondi europei. Sottotetto trasformato in dormitorio abusivo per i lavoratori di una ditta, scatta il sequestro. Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La cronaca in primo piano è comparsa stamani davanti al GIP la donna di 31 anni finita agli arresti domiciliari per atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione. La signora ha chiarito la propria versione dei fatti non modificandola, ha fornito spiegazioni al GIP e ha risposto a tutte le sue domande. È quanto dichiarato dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, difensori della donna, all'uscita dall'interrogazione. L'interrogatorio è durato circa 2 ore e mezzo. Gli avvocati hanno aggiunto di non aver depositato al GIP richiesta di revoca della misura di custodia cautelare, fatta invece al Tribunale della Libertà. Da quanto poi appreso, la donna avrebbe in sostanza ribadito e chiarito quanto già dichiarato nell'interrogatorio a cui si era sottoposta prima dell'arresto. In quell'occasione avrebbe negato di aver avuto rapporti sessuali con il minore, da cui ha avuto un figlio, fino al compimento del suo 14° anno di età. Parte dal Centro Pecci una campagna informativa per raccogliere i progetti realizzati grazie ai fondi europei. Sentite. Una colonnina fuori dal museo dove poter scattare una foto, affissioni tra Prato e Firenze, ma anche un totem alla stazione di Firenze Santa Maria Novella che pubblicizza il Pecci. Sono alcuni degli elementi della campagna ideata dall'Unione Europea e dalla Regione Toscana per valorizzare i progetti finanziati con i fondi europei. Il completamento della nuova ala del museo infatti è stato realizzato anche grazie ad 1.200.000 euro di fondi europei. Questa è una campagna, diciamo, locale ma anche europea. Locale perché abbiamo identificato i progetti simbolici fortemente attrattivi in diverse regioni italiane, non solo, e europea perché appunto è una campagna che si svolgerà in 40 regioni d'Europa. Questa è la prima regione in Italia con cui partiamo, dopo ce ne saranno altre 6, e sono campagne incentrate, come dicevo, su progetti che sono forti, che sono popolari, che sono innovativi, che sono simbolici e che sono in parte anche finanziati dai fondi europei. Uno degli elementi principali della campagna è appunto il totem interattivo collocato nel piazzale antistante il Pecci, che permetterà di scattare una foto con il centro sullo sfondo per poterla condividere sui social. Questo è uno degli esempi più evidenti di come la comunità europea con le proprie risorse crei elementi di investimento con opere assolutamente rilevanti e che costituiscono riferimenti, luoghi identitari della comunità. Lo è per la Toscana, lo è per Prato, un museo come il Pecci che parla non solo all'ambito regionale ma a quello nazionale e oltre. Comunicazione gestita sia dal centro che appunto dalla regione toscana in un'opera di diffusione della bellezza, della qualità, della proposta e di tutto quello che rappresenta il Centro Pecci. Non solo per Prato, ma a questo punto proprio io direi per il sistema nazionale. La sfida del Centro Pecci è porsi come uno dei musei d'arte contemporanea più all'avanguardia d'Italia e d'Europa. Nel 2018 sono stati 50.000 i visitatori. La prossimità è quello su cui stiamo lavorando dalla grande riapertura del 2016. Una prossimità per la città, ma anche per la regione e anche per un pubblico internazionale. Stanno crescendo infatti i visitatori stranieri. Di nuovo la cronaca, il sottotetto di una casa era stato trasformato in dormitorio abusivo per i lavoratori della ditta collegata all'immobile. A scoprirlo la squadra interforze è intervenuta in un'abitazione a Casale con annesso laboratorio. Al momento dell'ispezione sono stati trovati 9 operai al lavoro, 3 dei quali a nero. Per questo gli ispettori del lavoro, oltre ad elevare le sanzioni previste, hanno sospeso l'attività dell'azienda fino alla regolarizzazione dei dipendenti sprovvisti di contratto. La polizia municipale ha ispezionato la casa collegata al laboratorio, riscontrando che il sottotetto era stato trasformato ad uso abitativo per 7 lavoratori in carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni. Per i locali utilizzati impropriamente è scattato il sequestro anche per le gravi carenze dell'impianto elettrico. L'affittuario dell'abitazione, indipendente della ditta, e il suo titolare sono stati denunciati.
Confezione di giorno, bisca clandestina di notte. La Guardia di Finanza ha posto i sigilli ad una ditta di confezioni dove era stato notato un viavai sospetto di persone. All'interno della ditta c'erano infatti 15 persone, tutti cittadini cinesi, intenti a giocare intorno ai tavoli allestiti per il gioco del Mahjong. La rapidità dell'intervento dei finanziari ha impedito così ogni tentativo di camuffare l'attività illecita. Le 15 persone sono state denunciate per reato di partecipazione al gioco d'azzardo. Tra di loro anche un clandestino deferito per ingresso e soggiorno illegale sul territorio. Sequestrate le somme di denaro rinvenute, le tessere, i dadi e le carte francesi. E parliamo adesso di sanità e del piano per ridurre le liste di attesa. Aumentano le prestazioni eseguite nei primi mesi del 2019. Vediamo. Nei primi tre mesi del 2019 le azioni messe in campo dalla Regione per abbattere le liste di attesa hanno consentito di garantire nel territorio dell'ASL Toscana Centro quasi 5.000 prestazioni in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente, fra cui 2.700 risonanze magnetiche. A questo hanno contribuito vari fattori. Il piano prevede un incremento di personale, di attività anche aggiuntiva di orario e anche di acquisto di altre TAC in modo particolare, perché hanno già raggiunto il massimo del loro utilizzo, mentre le risonanze magnetiche abbiamo proprio cercato di sfruttarle al meglio, al massimo. Qui a Firenze raggiungiamo anche l'orario notturno fino alle 24. Il tutto ha richiesto un investimento complessivo, nell'arco dell'anno, di 1.700.000 euro, a cui se ne aggiungono altri 7 per l'acquisto dei nuovi macchinari. Anche le strutture private convenzionate svolgeranno un ruolo nell'abbattimento delle liste di attesa. Nel 2019 le prestazioni rimarranno il 2,5% del totale, ma con una modifica di rilievo. Perché abbiamo rinnovato solo per l'80% il budget dell'anno precedente, lasciando per il 20% le prestazioni alla libera scelta del cittadino. Cioè il cittadino nell'ambito del privato accreditato e nell'ambito sempre del governo del CUP è libero di scegliere in quale struttura privata andare ad eseguire l'esame, scegliendo naturalmente la struttura privata più vicina a casa o più vicina al proprio luogo di lavoro, oppure per le proprie idee più appropriata rispetto ai suoi bisogni. Questo nuovo sistema punta a ridurre i tempi di attesa soprattutto in cardiologia, neurologia, oculistica, ortopedia, dermatologia, otorinolaringoiatria, ginecologia, esami endoscopici digestivi, radiografie, ecografie all'addome e TAC. Nuovo appuntamento del ciclo Cattolici e Politica. Sarà il segretario generale della FIM CISL Marco Bentivogli a continuare il dibattito promosso dalla Diocesi di Prato per riflettere sul rinnovato impegno per il bene comune. L'intenzione dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro diretto da Michele Del Campo è quella di mettere in circolo idee ed esperienze in modo da poter cucire reti di solidarietà. L'incontro con il sindacalista Bentivogli, considerato un innovatore della contrattazione di categoria e aziendale, si tiene domani alle 17.30 nella Sala Rossa del Palazzo Vescovile e naturalmente avrà al centro il tema del lavoro. Torna anche quest'anno il premio giornalistico Extra per lo sport per raccontare le buone notizie in ambito sportivo. Vediamo. Un bel gioco non deve durare poco, gli adolescenti e lo sport, prevenire l'abbandono, superare le emergenze educative. È questo il tema del convegno organizzato da Extra per presentare la terza edizione del premio giornalistico Extra per lo sport, raccontare le buone notizie, promosso da Extra in collaborazione con l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Numerosi relatori d'eccezione, tra i quali il campione del mondo di calcio Marco Materazzi, l'olimpionica Josefa Idem e il campione del mondo di pallavolo Andrea Zorzi. Le sconfitte ti aiutano a perseverare, perché poi alla fine si ha la fortuna anche di avere un'altra opportunità, magari la converti in trionfo, in vittoria, come è capitato con me. Quindi lo sport ti permette di fortificare, sicuramente ti fortifichi più nelle sconfitte che non nelle vittorie. Lo sport può essere un modello educativo a patto che non lo si consideri in assoluto privo di rischi. È educativo a certe condizioni, in certi contesti, per esempio lo sport attuale ha molti lati che sono complicatissimi sul piano educativo, perché sono fatti di professionismo, sono fatti di business, solo di vittoria, quindi questo non è particolarmente educativo. Anche quest'anno saranno assegnati 3 riconoscimenti a migliori servizi delle categorie televisione e radio, carta stampata e web e blog per i media a valenza nazionale e altrettanti per le testate territoriali delle
delle regioni Toscana e Marche. Inoltre la giuria potrà attribuire 3 premi speciali alla carriera, Donna di Sport e Daniele Redaelli per valorizzare l'impegno di praticanti allievi di scuole di giornalismo master riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti. Per noi lo sport non è soltanto il grande gesto atletico, il grande risultato, lo show, la rappresentazione diciamo più alta, e anche lo sport come agenzia educativa, come contributo all'educazione e alla formazione dei nostri giovani. E passiamo adesso al calcio dilettanti. In eccellenza la Zenit Audax perde con l'Antella ed esce dalla zona playoff. Giornata nera anche in promozione con tutte le pratesi sconfitte. Ce ne parla Massimiliano Masi. La festa del Grassina è rimandata. La squadra del presidente Tommaso Zepponi non riesce a superare le badesse. In un Pazzagli gremito e festante la partita finisce 1-1. Un risultato che, sommato alla vittoria del Poggibonsi a Rignano, non è sufficiente a far saltare i tappi allo spumante grassinese. Tutto rinviato di una settimana. Prossimo match ball domenica prossima nella trasferta di Lastrassigna. In zona playoff rallenta pesantemente la Zenit Audax, costretta alla sconfitta casalinga dall'Antella, che con questi 3 punti ipoteca la salvezza, firmando una grande impresa. Sulla strada della permanenza in categoria anche il Porta Romana, che supera la Baldaccio Bruni, mentre ormai sembra spacciata la Bucinese, che perde in casa con la Colligiana e si ritrova sempre più ultima in classifica. In promozione finisce in parità il big match tra Pontremolese e Lampo, uno 0-0 che non cambia la classifica, con le due battistrada sempre appaiate in testa alla graduatoria a 3 giornate dal termine della regular season. Giornata negativa per tutte le formazioni pratesi. Il Viaccia perde sul campo del Luco, mentre il Maliseti viene superato sul terreno del Montespertoli dell'ex tecnico Carovani. Rovescio interno anche per il Jolly Montemurlo, che prende 5 sberle dalla Real Cerretese e si ritrova sempre più solitario all'ultimo posto della classifica. In prima categoria il Prato 2000 mantiene 6 punti di vantaggio sul Mezzana, impattando 0-0 nel derby di Tavola. Partita equilibrata, con la capolista che si è accontentata di muovere la classifica. Impresa di giornata della Galcianese, che in rimonta supera in casa gli Amici Miei e piomba al terzo posto della classifica. Davvero una stagione super per la squadra di Benesperi. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Andiamo a vedere le ultime immagini che ci giungono al satellite. Satellite che ci mostra la nuvolosità di tipo alto e sottile che interessa gran parte della penisola italiana. Sono nubi di poco conto che non portano precipitazioni. Sull'Atlantico invece si avvicina una perturbazione che poi entrerà sul Mediterraneo nella giornata di domani e porterà delle piogge, ma questo lo vedremo tra poco. Intanto vediamo la previsione per la giornata di oggi. Abbiamo un cielo in prevalenza velato in mattinata, vedete nubi che lasciano un po' trasparire il sole, poi nel corso del pomeriggio non vorrà tenderà a farsi un pochino più consistente, c'è anche la possibilità di qualche isolata e debole pioggia sui rilievi appenninici. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari saranno poco mossi, le temperature in lieve calo nei valori massimi intorno ai 20-21 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, abbiamo detto è atteso un peggioramento, piogge già in mattinata, in particolare più intense sulle zone più meridionali della regione, poi nel corso del pomeriggio ancora precipitazioni sulle zone interne, tenderanno invece a farsi largo delle timide schiarite sulle zone costiere. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, scirocco inizialmente, poi tenderanno un po' anche a ruotare al libeccio. Le temperature in aumento nei valori minimi, le massime invece in sensibile calo. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20:30. Grazie per averci seguito e arrivederci.